Where does all the light go? E allora dovete sapere che nel mondo dell'erotismo, nel mondo dell'art, tante sono le mansioni, abbiamo appena sentito le artiste di Mimmo Pavesi, in quello che è la loro arte, in quello che è il loro spettacolo. La cosa che mi fa impazzire, che mi diverte, che mi piace e che non diverte solo a me o agli amici, ma ai milioni di follower che li seguono sui social, è questa coppia qui. Allora, questi due signori sono marito e moglie. Questi due signori sono due pornoattori. Ma che pornoattori? Loro effettuano le loro arti solo esclusivamente tra loro due. È proprio questo il segreto che li ha già fatti diventare famosi in Italia e nel mondo. Ma come cavolo vi è saltato in mente? Sì, siamo noi. Allora, intanto li presento. Togli la carogna. No! Tommy a canaglia e Lady Muffin. Tommy, come cacchio ti è venuto in mente? Allora, diciamo che io sono cresciuto con Lino Banfi, Pierino La Fennec, quindi nella mia fantasia erotica era veramente piena, era un'esplosione. Poi adoro Rocco Siffredi, però nel nostro gioco erotico, nella nostra fantasia erotica, perché è un gioco, io infatti smetterò di fare questo perché non è la mia professione, però smetterò di fare questo quando non mi divertirò più. Tutti i registi, tutti gli attori dicevano che noi non saremmo durati un giorno perché avremmo stancato, essendo una coppia, no? Cioè, vedere marito e moglie che fanno sesso stancherebbe, ma non hanno capito una cosa, che nel nostro gioco, nella nostra fantasia, nel nostro amore, nella nostra complicità di coppia abbiamo preso milioni, 20-30 milioni di visualizzazioni, perché le persone vogliono vedere la realtà, la semplicità delle cose. E quindi questo è il nostro punto di forza e noi ci divertiamo facendo le nostre scene arte. Tommy, ascolta, allora, mi hai parlato di erotismo, io ho avuto l'onore di lavorare con Bigas Luna in Bambola con Valeria Marini e ho avuto l'onore di lavorare con Tito Brassi in Fermo Posta, dove ero il protagonista. E l'espressione erotica riuscivo a trasmettere, tant'è vero che sono stati dei colossa. Ma nella tua psiche cosa è erotismo nei confronti di tua moglie? Allora, io l'erotismo lo intendo nel... Oggi il porno è troppo spiaccicato così, hai troppe visioni, hai troppa, fra virgolette, se vogliamo chiamarla, violenza. I ragazzi, le persone che guardano il porno, si riscontrano poi in una realtà che è troppo violenta, troppo più grande di loro. L'erotismo che intendo io è quando tocco la mia donna, io la sto toccando, la sto baciando, sto facendo l'amore con mia moglie. La stai massaggiando, perché io ho visto un vostro video di un massaggio alla schiena, un banalissimo massaggio alla schiena che era da mille e una notte, ragazzi, perché io ho visto quel video e ho detto ah. Allora, io dico sempre una cosa, lei è bisex, ok? E io sono lesbica. Gli uomini nel porno guardano tutto. Io cerco sempre di fare un prodotto che sia più per le donne, perché le donne guardano il porno. Se tu fai un prodotto vendibile, un prodotto erotico, un film, un audio porno, e lo fai vedere alle donne, tu hai vinto. Noi abbiamo fatto un video in un bagno di un centro commerciale, perché alla fine sono quelli che vanno di più adesso, dove la penetrazione la intuisci il più delle volte perché non la vedi sempre. E quello è stato il video che è stato più piaciuto, perché nei nostri baci, la passione che c'era, come io toccavo la mia donna, quella è stata la cosa più bella che vedere la penetrazione. Molte donne, questa è la cosa più appagante per noi, ci hanno detto: noi ci siamo eccitate, bagnate ancora prima di vedere la penetrazione. E quindi io ho vinto. Scusa, ma ora Anastasia, una grande artista, dopo la andremo a conoscere. Cioè, io non faccio il pornoattore di professione e non guardo neanche i pornoattori attuali, perché voglio creare un prodotto che sia diverso da quello. Ascolta, Lady Muffin, voi siete anche genitori, giusto? Mi ricordo che io ho dovuto per molto tempo, ed ero spogliare in lista,
combattere contro l'ignoranza popolare, perché dice: ma come, tuo figlio un giorno, tua figlia, il padre spogliare Elisa che si è mostrato nudo davanti. Io so, le mie figlie oggi sono orgogliosissime di me. Cosa pensa vostro figlio? Perché comunque è un ragazzino magnifico e sicuramente sarà intelligente. Lui ha 11 anni, è un grande, ci adora, sa quello che facciamo, non nascondiamo niente, quindi lui apprezza la nostra sincerità e a parte che gli amici suoi ci adorano. E lui vive stesso con semplicità, sa che noi quello che facciamo davanti alle telecamere lo facciamo nel letto di casa nostra. Non ci vede niente di male. E poi gli abbiamo insegnato che la gente avrà sempre da ridire qualcosa. A prescindere, anche se... Io ho sempre detto, della vita fai quel cazzo che vuoi, basta che non fai male agli altri, perché tanto la gente giudicherà sempre. Un'anticipazione su quello che è un vostro prossimo video. Lo faremo stasera probabilmente. Sicuramente ne faremo magari uno stasera all'aperto. Però noi abbiamo creato un olio alla canapa, che è una nostra produzione, che è un olio, praticamente un lubrificante per la vulva, è un rilassante per la donna e un vasodilatatore per l'uomo. E quindi sponsorizzeremo questo nostro prodotto, questo olio lubrificante, in un altro video. E per dirla tutta, l'arte li ha fatti entrare nel commercio. Anche. Complimenti, buona vita. Grazie.